Nella gara più difficile che potesse capitare in questo momento del torneo, al cospetto della capolista Palermo, squadra costruita per tentare l'immediata risalita nella massima serie, il Pescara manca l'appuntamento con la vittoria, mostrando però progressi notevoli rispetto al match con il Brescia. Una ripresa incoraggiante quella giocata con la formazione siciliana e che lascia ben sperare per il prosieguo del torneo, ad iniziare dalla gara di domenica prossima al San Nicola di Bari. Resta l'amaro in bocca per la mancata vittoria, anche se nel finale Vincenzo Fiorillo ha evitato con una grande parata su Nestor Oschi quella che sarebbe stata una beffa atroce. Zeman cambia la 13ª formazione su 13 gare. A centrocampo il Boemo schiera contemporaneamente Palazzi e Carraro con il secondo play ed il primo esterno con Brugman. In difesa torna Crescenzi a destra con Zampano in panchina, centrali Bovo e Coda con Mazzotta confermatissimo a sinistra. In attacco si rivede Capone con Pettinari e Mancuso. Il primo freddo della stagione, con il rendimento non proprio entusiasmante della squadra, regala ancora larghi spazi vuoti sugli spalti dell'Adriatico con poco meno di 8.000 persone. Direzione di gara affidata a Giulia di Olbia. Si parte con un andamento lento prima di un lampo, con la difesa palermitana bucata dal lancio di Coda che serve Capone, che davanti a Posavec non sbaglia, segnando la rete dell'1-0 per il giocatore prodotto del vivaio dell'Atalanta e la quarta rete stagionale. La gioia del vantaggio bianca-azzurro dura però lo spazio di 5 minuti, visto che al quarto d'ora Rispoli pesca in area Ciocev, che tutto solo a porta quasi spalancata con un tiro sporco mette alle spalle dell'incolpevole Fiorillo per l'1-1. Tutto da rifare per la squadra di Zeman, che sembra però subire un po' il contraccolpo psicologico con la squadra di Tedino, che continua invece ad attaccare facendo anche più possesso palla. Poche le emozioni nell'umida serata dell'Adriatico, dove però al 32esimo arriva la doccia gelata del gol del solito Nestor Oschi, che permette alla formazione siciliana di mettere la freccia e di passare in vantaggio. Iniziano a soffiare venti di crisi con cori della curva nord contro il presidente Daniele Sebastiani e anche contro il tecnico Zeman. In campo il Pescara sbuffa, soffre e rischia anche di pareggiare, però al 42esimo con una spettacolare rovesciata di Pettinari in area che vede il miracolo distinto di Posavec che respinge il pallone. Finisce qui un primo tempo amaro per il Pescara, che rientra negli spogliatoi sotto i fischi dell'Adriatico, che evidentemente servono però a scuotere la formazione abruzzese, che al primo della ripresa, dopo un'azione travolgente, trova il pareggio con Brugman, bravo a mettere il pallone nell'angolino dopo una prima uscita del portiere siciliano su Capone. Ristabilita la parità, il Pescara torna a crederci e si vede, e così al 10° trova anche il gol del 3-2 con Pettinari, rete però annullata giustamente per fuori gioco. I biancazzurri fanno ora vedere anche qualche buona giocata alla Zeman, rischiando però in qualche occasione. La gara si mantiene viva e al 16esimo, dopo un pallone perso dai siciliani, Capone se ne va tutto solo sulla sinistra prima di servire al centro il liberissimo Mancuso, che si divora letteralmente il 3-2 tutto solo davanti al portiere Posavec. Passa qualche istante al Palermo, viene annullato il gol di Ciocev per un offside millimetrico. Il Pescara attacca e al 18esimo Pettinari manca ancora il vantaggio, non riuscendo a centrare il bersaglio grosso a due passi da Posavec. Ancora qualche attimo in area palermitana, Rispoli rifila una gomitata a Coda con Giua, che però non vede quello che accade e non interviene con il rigore che avrebbe dovuto decretare e l'espulsione per il giocatore palermitano. Le squadre si allungano e lo spettacolo ne guadagna. Zeman al 28esimo manda in campo Del Sole per Mancuso. L'ultimo quarto d'ora di gara vede poi l'ingresso in campo anche di Valzania per Palazzi, con i minuti che scorrono inesorabili e con gli ospiti che al 36esimo con lo scatenato Nestor Oschi vanno ancora una volta ad un passo dal vantaggio, ma Fiorillo c'è e salva. Al 43esimo arriva poi il momento di Ganz per Pettinari, prima della nuova super parata del portiere biancazzurro ancora sull'attaccante macedone. Al 93esimo ad evitare una sconfitta che per il Pescara sarebbe stata a dir poco bugiarda.